Ciao a tutti, finalmente sono tornata a fare video. Innanzitutto volevo chiedervi scusa per l'assenza, ma purtroppo per motivi lavorativi non ho avuto assolutamente tempo per fare un video. Ho avuto una nuova occasione di lavoro, ho lavorato 10 ore al giorno e quindi non sapevo proprio quando farli video. Non sapevo come fare, quando stavo a casa non avevo proprio la forza. E quindi volevo chiedervi scusa, insomma, perché mi rendo conto di essere mancata un bel po'. Sinceramente non so quanto di preciso, ma circa un mesetto, se non sbaglio. Niente, il video di oggi sarà un video sui nuovi acquisti. Perché diciamo che non ne ho fatti moltissimi dall'ultimo video, proprio perché non ho avuto nemmeno tutto questo tempo, però ne sono abbastanza, insomma. Allora, il primo che vi faccio vedere alcune cose le potete trovare ancora nei negozi, perché le ho viste io con i miei occhi oggi stesso. Altre non lo so, sinceramente. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, scusate se parlo a voce bassa, cioè parlo a voce, si può dire, vabbè, ho un po' di mal di gola e in più ho una bolla sulla lingua, non posso parlare, faccio veramente difficoltà, non riesco nemmeno a mangiare, scusatemi, oggi è il video delle scuse praticamente. Allora, il primo capo che vi faccio vedere è questa maglia bellissima di Stradivarius, che dal video non lo vedete, ma ha i bordi del collo e della manica di pelle ed è lunghetta, e anche dietro è fatta così, molto carina, e l'ho pagata 4,99 euro, quindi pochissimo. Questa è beige con i bordi neri, però c'era anche grigia con bordi neri e nera, tutta nera. Mi piaceva così perché l'abbino più facilmente. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere sono questi jeans da Alcott presi, che mi piacciono tantissimo perché sono quelli con la molla così, che secondo me sono comodissimi e sono di questo blu stupendo. Sono belli anche in primavera. Vabbè, la piedina sotto gliel'ho fatta io. Dietro sono così. Molto molto belli. Sono nuovi, c'è ancora la Target, infatti. Questi li ho pagati 7,99 euro. Quindi, cioè, pochissimi, insomma. Perché sono anche fatti bene. Cioè, un bel jeans pesante. Sono stupita di... ne avrei presi... se ce ne fossero stati di altri colori, le avrei presi altri colori. Poi, sempre riguardante l'abbigliamento, questo completo che mi è stato regalato dai miei genitori è questa magliettina, questo cardigan di lana con i bottoncini di Alcott, con la toppa dietro a forma di cuore, troppo carina. Con i bottoncini è costata soltanto 2,99 euro. Pazzesco, perché sono gli ultimi giorni di saldi, quindi se avete la possibilità di andare, andate, perché molti maglioni stanno veramente a 2,99 euro, cioè ve li buttano dietro. E poi ho preso questi pantaloni molto belli, tipo leggings, diciamo, con le cernierine qua blu, stretti 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 dietro, anche fatti così. Non sono quei leggings proprio trasparenti, però insomma comunque ci metterei lo stesso una magliettina un po' lunga. E questi sono costati 7,99 euro, sempre regalati dai miei genitori. Poi un'altra cosa bellissima, è ancora imballata,
questa camicia che mi è piaciuta fino a morire, l'ho presa su Zalando, non so perché, però su YouTube non sento mai nominare Zalando. Io l'adoro perché mi trovo veramente bene, le spedizioni sono velocissime, puoi pagare alla consegna, mi trovo veramente bene anche con tutte le cose che ho acquistato, sempre buonissima qualità, mi sono uscite tutte benissimo. Questa volta ho preso questa camicetta un po' stropicciata perché io sono sempre la solita, l'ho lasciata nella busta, nella scatola forse da un mese, veramente sembra enorme ma addosso sta benissimo perché scende bene, dritta così, con tutti questi bottoncini dorati anche nella sulla manica, veramente bellissima. Però non rende dal video, sembra una cosa proprio veramente, ed è rosa cipria, bellissimo. E l'ho pagata 11 euro, tutto super low cost, insomma. E un'altra cosa che ho preso, questa volta di accessori, sono state queste cover che ho preso sempre cinesi. Aspetta, ve le faccio vedere perché sapete la mia mania di metterle, cioè sono pessime proprio. Allora, queste tre cover che ho preso cinesi e le ho pagate pochissimo. Le ho pagate queste 1,50 euro e questa qui 2 euro. Questa è semplicissima, ha bordini bianchi e un bumper con retro trasparente. Mi serviva bianca perché mi piace il bianco, mi piace come sta col telefono in bianco e che dietro comunque del telefono la vedo abbastanza elegante. Poi queste due che sembrano simili ma non lo sono, perché una è fucsia, proprio fucsia fucsia, fucsissima, e l'altra è più rosa, non so come farvi vedere perché con questa luce sembrano identiche ma non è uguale, non sono uguali. Però queste qui sono veramente bellissime perché hanno i bordi così tipo un di più morbido e dietro opaco, sono opache, bellissime al tatto, cioè le adoro, si vede col telefono, si vede il retro del telefono, quindi bellissime. Poi per 1,50 euro. E poi ho fatto una pazzia, mi sono pentita sinceramente quasi subito, però ormai non si può tornare indietro, e ho preso questa cover alla Mediaworld che è molto bella, ha i bordi trasparenti così in antiscivolo, bellissima. E poi dietro c'è il cuore di Swarovski, molto bella, però l'ho pagata, è di questa marca White Diamonds e c'è scritto 18 carati rose gold made with Swarovski elements, quindi è gli Swarovski, e l'ho pagata 19,90 euro. Troppo per una cover secondo me, cioè troppo, però la cover è fatta veramente bene, è gommata quindi piacevole al tatto, anche se aperta copre e avvolge bene il telefono. Poi con il telefono è veramente bella perché tra queste righe è trasparente, quindi si vede il retro del telefono. È veramente bella, c'era anche il rosa, però questo colore è così in crema, con il telefono oro mi piaceva tantissimo. Comunque sono un po' pentita sinceramente che è rotta. No, non ci credo, vabbè. Poi ultima cosa che vi faccio vedere, l'ho presa sabato nel negozio, è questa bellissima borsa di questo blu,
con la tortellina dentro ovviamente. L'ho pagata 5 euro una cavolata, però mi piace troppo, dentro è molto semplice, fatto in questo modo. È bellissima perché è di questo blu che adesso va tanto, per la primavera è proprio bellissima, però si vede scuro. In realtà è, vedete, questo bluette molto bella, bellissima. Non vedo l'ora di metterla, però adesso c'è il tempo brutto da me, piove, e quindi non mi viene da metterla così, anche se non è che è proprio estivo, primaverile, però voglio aspettare un po' che faccia più caldo, ci siano più belle giornate. Ah, poi ha questi ganci e la chiusura in oro, veramente molto bella, 5 euro, l'ho presa in un negozietto vicino le mie parti, che non è che vende roba di altissima qualità. Ah, e poi per ultima cosa, questo maglioncino molto semplice di Lanetta, presa da Alcott, con la manichina a 3/4, pagato 5,99 euro, e c'erano tutti i colori, c'era lo stand proprio con la girandola con tutti i maglioncini, con tutte le sfumature, dal rosa chiaro al rosa più scuro, fucsia, viola, lilla, verde Tiffany, verde più scuro, verde petrolio, cioè tutte le varie sfumature. E io l'ho preso fucsia così, perché non avevo niente di questo colore per l'inverno, diciamo. E niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto, vi terrò aggiornate con i miei acquisti e presto arriverò con un nuovo video, quindi niente, se vi va seguitemi, se vi va mettete un mi piace, se non mi piace, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione.